Qual è l'intervento, in quale misura si incardina l'Ordine Francescano Secolare dell'Umbria in questa iniziativa di oggi? Beh, questa è un'iniziativa dell'Ordine Francescano Nazionale, quindi l'Ordine Francescano Regionale dell'Umbria è a pieno titolo, fa parte della fraternità di tutto l'OFS, insomma. Questo si incardina oltre al fatto che padre Marco Asselle, che è il redattore del libro, cioè è uno degli autori del libro e allo stesso tempo è anche quello che si occupa di questa economia, di questi aspetti economici, anche per l'Ordine Francescano Secolare dell'Umbria, in quanto lui è l'assistente regionale, uno degli assistenti regionali per quanto riguarda i minori, la famiglia dei minori. Ecco, questi aspetti dell'economia sono aspetti che riguardano da sempre i francescani secolari. C'è una lunga storia, come abbiamo potuto ascoltare anche durante il seminario, dell'impegno dei terziari francescani nel mondo dell'economia. Sulla scia di questo noi stiamo cercando sempre di interrogarci, di trovare nuovi modi di intervenire nel mondo economico e sociale, in tutte le nostre attività, nel mondo in cui viviamo. Per esempio come Fraternità Francescana dell'Umbria ci siamo inventati un piccolo progetto di microcredito, tra virgolette, che si chiama Braccia Tese, in cui diamo per il momento all'interno delle nostre fraternità degli aiuti economici concreti a delle persone che sono in temporanea difficoltà economica, e quindi questo progetto consiste appunto in piccoli aiuti economici che vengono dati a tasso zero a persone appunto che potrebbero restituire, che possono restituire poi quello che prendono in prestito e risolvere appunto delle piccole difficoltà temporanee. Questo per cercare, cioè è qualcosa che è diverso da quello che è la carità, ovviamente, perché la carità viene data senza chiedere una restituzione. Questo proprio per cercare intanto di non depauperare completamente il fondo che abbiamo messo a disposizione, che è un piccolo fondo, una piccola quantità insomma economica, e poi allo stesso tempo anche per dare dignità alle persone insomma che ricevono questo prestito, perché loro comunque sono in grado di restituirlo e servono magari per ripartire da delle piccole difficoltà, per uscire da queste piccole difficoltà e poi tornare a restituire questo piccolo aiuto che poi potrà servire anche per altre persone insomma che si trovano nelle stesse condizioni. Questa è una piccolissima iniziativa che abbiamo tentato di mettere in campo e che adesso vedremo come va, la stiamo sperimentando, sono stati già utilizzati in alcune fraternità dell'Ordine Francescano dell'Umbria, ci sono 4 esempi proprio di utilizzazione e adesso vedremo come andrà e se si potrà allargare ancora di più la cosa.